Ma guarda, io inizio da un altro fatto. È stata la 11ª partita nostra in 38 giorni. Stiamo facendo una roba a ritmo, non era mai capitato prima. Purtroppo è successo che dobbiamo rincorrere dopo la pandemia e siamo arrivati nelle condizioni fisiche un po'. Questo non è un alibi, attenzione, perché Verona ha vinto meritatamente e tutto. Dopo il primo tempo, AJ Packer ha sentito un dolorino nell'adduttore, abbiamo deciso di non rischiarlo perché continueremo a giocare per almeno altre 2 partite ogni 3 giorni e i rischi sono grossi. Il lato positivo che io trovo in questa partita è che abbiamo dato 90 minuti ai nostri giovani. Solo questo è il lato positivo di questa partita. Zampini ha diretto la squadra con personalità, è un altro lato positivo. Per il resto, senza vencato, la squadra era già corta nelle rotazioni. Siamo mancati nei americani, cioè non puoi regalare 2 americani in una partita, nel senso Kenny tra stanchezza e cose, non lo so, però non è riuscito a dare niente alla squadra, questo è un problema, lo sappiamo che questo è un problema. Adesso vediamo se era più discorso fisico, più discorso di stanchezza o più perché. E alla fine, a livello di minutaggio, lui viaggia sui 20-24, non di più, perché per preservare abbiamo deciso di non correre troppi rischi. E questo, sapevamo che qui sarebbe stato difficile. A livello tattico, dopo è saltato tutto, e dopo il Barcellona, loro che sono andati più 18 più 20, abbiamo cercato di limitare i danni e ti dirò, con i giovani in campo alla fine hanno pareggiato perché erano già più 20 con i miei senatori in campo. E dobbiamo analizzarlo a mente fredda e intervenire solo sulle cose che possiamo aggiustare in 2 secondi, in 2 giorni, 3 giorni, perché mercoledì abbiamo una partita fondamentale in casa. Siamo preoccupati, certo che siamo preoccupati, perché continuando a giocare con questo ritmo, gli infortuni sono dietro l'angolo. Noi stiamo facendo di tutto con il nostro staff medico e staff tecnico per cercare di distribuire i minuti, distribuire in modo tale che i rischi sono minori, però sai, non siamo i maghi, siamo gente che lavora, gente che prova a fare delle scelte. Per questo. Poco da dire, insomma, c'è poco da commentare sulla partita.